E allora adesso andiamo in cronaca diretta, perché adesso si tirano le frecce che contano, si tirano le frecce che valgono il titolo italiano assoluto, e si comincia dall'arco olimpico femminile. Quella che vedete inquadrata è la grande Elisabetta Mino, medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Londra, campionessa europea in carica. E questa invece è Annalisa Rosada, arcieri del Leon, vincitrice del titolo italiano di classe nella giornata di ieri, e quest'oggi si gioca anche il titolo italiano assoluto contro la detentrice del titolo, appunto l'atleta delle Fiamme Azzurre, Elisabetta Mino. Inizia Annalisa Rosada, che va in mira. Avrei con un 8. Un 8 per Annalisa alla prima freccia. L'arbitro del match è Edoardo Corbucci. Vediamo come risponde l'Elisabetta. E un 8 anche per Elisabetta. E allora, Elisabetta anche con l'8. Dietro di lei avete visto Marco Pedrazzi, coach storico di Elisabetta, con la nazionale paralimpica, lui che segue proprio la squadra olimpica femminile, in particolare il tuo collega Marco Pedrazzi, Antonio? Tecnico della... Aia! Successo un inconveniente. È scappata via la freccia, no, non era andata nemmeno in trazione, o sbaglio? No, Antonio, esatto, non ha neanche finito l'azione, quindi è scappata proprio via. Disattenzione grave. Possiamo dire che il match è andato a questo punto. No, il match, chiedo il match, scusa, la volée. La volée. No, non tagliamo. Questa formula permette di poter resettare e di continuare a giocarsi lo scontro. Sul 9 deve ritrovare adesso la concentrazione, chiaramente, Annalisa, perché un evento del genere, 1-0, è chiaramente destabilizzante. 10 sul 10 la terza freccia, Bettamino. 26-17 il parziale, con questo miss alla seconda freccia. Miss significa 0, chiaramente, cioè bersaglio non colpito. 122 target, scrive forza Betta, e poi dai Annalisa, quindi fai 0-0, 122 target, è giusto, sosteniamole entrambe queste atlete, perché sono loro a rappresentare la nazionale italiana. Sì, sono due ragazze che possono sicuramente guadagnarsi la carta olimpica e essere presenti alle prossime Paralimpiadi. Pensa, per Elisabetta sarebbe la terza Paralimpiade dopo quella di Pechino da giovanissima, poi Londra, la medaglia d'argento in una comunque splendida finale contro l'iraniano Nemati, un altro vero mostro sacro dell'arco olimpico para-arcieri. Invece per Annalisa, che ha iniziato da pochissimo a tirare con l'arco, c'è stata un'ascesa davvero incredibile, molto simile a quella che riguarda Eleonora Sarti, che tu conosci sì, bene, perché anche Eleonora ha iniziato da poco con il tiro con l'arco, e nel compound anche lei ha avuto un exploit clamoroso. Sì, entrambe in un anno e mezzo, vorrei dire, all'incirca, in cui sono entrate nel circuito, hanno subito dato dei segni abbastanza forti della loro presenza, con degli ottimi risultati, facendosi, emergendo quindi nella classifica. E infatti le vediamo qui, sia Rosada che se la sta giocando adesso per loro. Ecco, che ha iniziato con un 10 e quindi si è già ripresa, sì, possiamo dire. Sì. E sia anche Eleonora, che appunto pochi minuti fa ha vinto l'oro, e quindi campionessa italiana. Risponde con un 10 di riga Bettamino. Io ringrazio Gigi Cartoni, che intanto mi ha portato i nominativi per la cerimonia di premiazione che seguirà queste finali. 10. Un altro 10, bello questo match. Allora, Grinta vuole rifarsi, sa che è sotto di 2-0, quindi una volée deve assolutamente riscattare. Questo abbiamo visto proprio anche l'esecuzione, vero, l'espressione, ma anche l'esecuzione con attenzione c'è stato, infatti. 10, 10, 10, bellissimo, il 30 ha risposto alla grande a quel miss alla seconda freccia.
bravissima Annalisa Rosata, terza freccia per Elisabetta Mino, che non cambia nulla perché anche 10 è arrivato il 9, quindi 30-27, due pari, e allora si torna in parità. 122 target, dice la carta olimpica. Chissà se vedremo uno shoot-off a questo scontro. Beh, insomma, noi speriamo di... più sono avvincenti le gare, più ci divertiamo, quindi attendiamo naturalmente che ci sia il response ufficiale dei punteggi, ma insomma il 2-2 è garantito e quindi si ricomincia alla terza volée con la parità tra queste due atlete azzurre, che ricordiamo l'hanno vinto il titolo europeo a squadre a Notwil la scorsa estate in Svizzera insieme a Veronica Floreno, che Veronica Floreno un po' a sorpresa è stata battuta ai quarti di finale e quindi non ha raggiunto le finali per il podio da una delle due giovanissime che si sono giocate il bronzo. Stanno aggiornando i punteggi, 2-2 confermato. Questo 30 non voleva venire fuori dal paglione. Si è rimasta una punta nel paglione. Allora, 2-2, situazione di parità, si ricomincerà quindi dal terzo set. E allora? Ricordo sempre, 6 i punti per vincere. Terza volée. Si ricomincia, dovrebbe cominciare Annalisa Rosata, che aveva iniziato lei. E infatti è la prima a tirare, l'atleta in maglia gialla, atleta veneta degli Arcieri del Leon. E ancora 10. Bene, 10. Si è ritrovata subito dopo quell'errore, magari anche la spronata, no? Possiamo anche pensare... È stato pensare... quasi da stimolo, eh? 10! Risponde con un altro 10, Bettamino. Bel match, ragazzi e ragazze. 10-10, seconda freccia per Annalisa Rosata. Siamo alla terza volée, 2-2 per il momento. 9, 19 punti. Vediamo se Elisabetta Mino ne approfitta e riesce a piazzare un 10. Eccola qua, l'atleta delle Fiamme Azzurre, cresciuta negli Arcieri delle Alpi. 10, ne approfitta subito. Elisabetta fa valere la sua esperienza, Antonio? Sì, ha tenuto questa freccia più del normale, no? Del... ed è riuscita a ottenere 10. A questo punto con un 8 si pareggia, con un 9 vogliono combattere fino all'ultima freccia, non approfitta della chance Elisabetta. Vediamo un po' se tocca la riga oppure no. Direi di no, Antonio, che ha l'occhio clinico per queste cose. Secondo lui non tocca la riga. Aspettiamo che l'arbitro Edoardo Corbucci dica la sua, che è poi la versione ufficiale che conta. 10-18, confermato dallo pallone. E allora, bel match, 3-3, 28 pari il parziale. Non so se hai notato qualcosa di strano nel rilascio al momento di questa terza freccia di Elisabetta Mino. Qualcosa non è andato rispetto alle due frecce precedenti. Sì, ma possiamo vedere in questa volée che la seconda l'ha voluta a tutti i costi, tenendola più del dovuto come tempo di esecuzione, quindi è andata a cercarla. Questa è stata invece la terza freccia, la più veloce delle tre, quindi sul tempo probabilmente... come dire, non ci ha creduto allo stesso modo delle altre due, forse
queste cose cambiano anche proprio perché in finale purtroppo ci accorgiamo dei punteggi che fa l'avversaria, e anche questo condiziona, se ti lasci un attimo deviare dal punteggio che hai sentito, sai di essere in vantaggio, sono tutti momenti che possono cambiarti lo stato d'animo, no? La convinzione, e quindi compromettere un pochino il risultato. Comincia Annalisa Rosada e questo è un 10 pressoché perfetto, quindi inizia alla grande la quarta volée Annalisa Rosada. Adesso la risposta di Bettamino, un'altra freccia non abbiamo visto rosso. L'esecuzione un 7, seconda freccia per Annalisa Rosada, vediamo se approfitta del 7 di Elisabetta Mino. No, non ne vogliono arrivare a fare lo shoot off. Qualche errore di troppo in questa finale che rende comunque avvincente la sfida, perché stiamo testa a testa. Questo è un 10 da parte di Betta, un punto di vantaggio per Rosada. Questo è un 10 di riga e quindi 26 punti. Vediamo se Elisabetta riesce a far meglio e a guadagnarsi due punti oppure no. Terza freccia per lei. 9. Pareggio e anche questo. Andiamo sul 4 a 4, 26 pari, e allora perfetta parità. 26 punti anche per Annalisa Rosada, quindi 26 a 26. Se non ci sono punti di riga dubbi, e quindi continua la parità 4 a 4, e allora si va avanti, si va al quinto set. L'applauso del pubblico per questa sfida molto equilibrata, emozionante direi, no? Quando si gioca fino all'ultima freccia, freccia su freccia, rende più confermato 4 a 4, quindi ancora nulla di fatto, ancora qualità perfetta tra l'atleta degli Arcieri del Leone e quella della Fiamme Azzurre. Allora attendiamo che cominci il quinto set. Allora sta per ricominciare il set, sarà ancora una volta, visto che stiamo sempre in parità, Annalisa Rosada, comincia lei, maglia gialla degli Arcieri del Leon, l'atleta azzurra che va in mira, è pronta a scoccare la prima freccia, va sull'8. Tocca Elisabetta Mino, 10. La mette sul 10, è sulla riga, ma tanto basta per prendere il 10. Annalisa Rosada, la sua seconda freccia di questa quinta volée. 8. Un altro 8. Questo si è visto proprio un'esitazione, no? Nel momento in cui la freccia arriva a staccare dal clicker, quindi si è vista quell'esitazione che ha compromesso la buona riuscita del tiro. 9 per Elisabetta Mino, che comunque è avanti e quindi deve gestire il vantaggio per riuscire a portarsi a casa la medaglia d'oro. Terza freccia 10, per la Rosada, questa 10, volta 6. La mette sul 10 almeno per mettere un po' di pressione all'avversaria. 8 per vincere, ci dice la grafica. Vediamo Elisabetta Mino cosa si inventa. 10. Eccolo qua, il 10 che vale la medaglia d'oro di Elisabetta Mino, l'atleta delle Fiamme Azzurre, ha avuto la meglio sulla compagna di nazionale Annalisa Rosada. Bella sfida, Antonio. Sì, possiamo fare i complimenti a tutte e due. A tutte e due, se la son giocata, come si dice in questi casi, fino all'ultima freccia.
qualche errore da parte di entrambe che però non ha compromesso lo spettacolo. Possiamo proprio dire così, un errore di troppo da parte della Rosada che appunto ha compromesso la sua possibile vittoria. Chi sbaglia di meno, possiamo anche dire, a certi livelli, vero? Si dice che chi sbaglia meno vince. Sì, quando ci sono tutte queste emozioni in campo, purtroppo è un errore in meno, perché qui è concesso un errore con l'emozione della finale, eccetera. Possiamo dire, è concesso, no? Una distrazione, l'errore sarebbe troppo chiedere la perfezione. Quindi qui chi ne sbaglia due ha perso, chi ne sbaglia una sola ha vinto. E come dice 122 Target, Betta è sempre Betta, bravissima, è vero, Elisabetta Mino, detentrice del titolo italiano assoluto, è riuscita, mentre riceve i complimenti anche del presidente Mario Scarzella, è riuscita a tenersi la medaglia d'oro conquistata lo scorso anno. Dovrei fare il conto, dopo me lo faccio fare da lei, ma penso che siano 7 titoli consecutivi o poco ci manca per lei, anche perché io purtroppo tengo il conto da quando l'attività paralimpica è sotto l'egida Fitarco, e quindi mi mancano un po' di pregressi, perché poi Elisabetta, così come Rolly Simonelli, che nemmeno lui sa più quanti titoli italiani ha vinto, io non so nei campionati precedenti effettivamente quanti titoli hanno conquistato questi atleti. Ricordiamoci che questa è la 28esima edizione dei campionati italiani indoor paralimpici, solo 6 sotto l'egida della Fitarco, tant'è che sull'annuario federale, che è stato stampato, è stato distribuito all'Assemblea federale e a breve lo vedrete anche online sul sito Fitarco, abbiamo l'albo d'oro solamente a partire da 6 edizioni fa, cioè da quando la federazione gestisce in prima persona l'attività paralimpica. 122 Target aggiunge una bella prestazione e tanta esperienza da mettere da parte per Annalisa Rosada. È vero, Annalisa, che sta facendo grandi passi avanti proprio in virtù di queste esperienze, in queste sfide importanti. È stata battuta da Elisabetta Mino anche agli europei di Knoxville, se non sbaglio, ai quarti di finale. Questo significa che era arrivata in fondo anche lì. Sì, ha avuto delle ottime prestazioni anche lì, e non per niente, insomma, la squadra vince quando tutti e tre gli atleti, le atlete, sono in forma, non c'è dubbio, hanno vinto loro, di conseguenza è perché tutte e tre hanno contribuito in modo sostanziale a vincere quella medaglia che hanno portato a casa ad agosto, insomma. E anche qui, insomma, si è visto che fino all'ultima freccia se la sono giocata, quindi tutte e due possiamo fargli veramente i complimenti per come hanno condotto questo campionato italiano, perché già ieri, possiamo dirlo, insomma, erano a giocarsi, insomma, il titolo di classe.